Oggi è tosta, eh? Oggi è tostissima, perché questa video recensione parla di un'opera importante, forse la più importante opera a fumetti d'Italia degli ultimi 8-10 anni, dal mio punto di vista, o meglio della riedizione, aggiornata, corretta, aggiunta, aumentata di quell'opera. La riedizione in questione appartiene ovviamente al più importante fumettista italiano degli ultimi 8-10 anni, che come tutti immagino sappiate si chiama Zero Calcare, che dal mio punto di vista ha un solo possibile contendente per quel titolo, e l'opera è Cobane Calling. Questa è l'edizione nuova di Cobane Calling, che in realtà è una versione nuova, perché è arricchita da un'introduzione scritta di Michele Zero Calcare e da una postfazione, da un'aggiunta, da una appendice di cui parliamo più tardi, invece a fumetti. È per il resto in tutto simile a questa opera, cioè all'edizione originale di Cobane Calling, che magari non ha bisogno di presentazioni, ma di cui forse è il caso di parlare, perché Cobane Calling esce qualche anno fa, quando su tutti i giornali, su tutti i telegiornali si parla di Isis, anche lei non ha bisogno di presentazioni, non sarò certo io a parlarvene. Mi piace di più chiamarla Daesh, come ci ha parzialmente insegnato Zero Calcare stesso, è il suo nome più corretto, è quello che Isis apprezza o apprezzava meno, a seconda che secondo voi esista ancora oppure no. Il punto qual è che, come giustamente ci racconta Zero Calcare, quest'opera esce quando Isis non è più di moda e soprattutto quando non sono più di moda i guerriglieri curdi. Anche loro erano tanto sui giornali, tanto nei discorsi della gente, anche dei nostri politici, molto spesso quando erano sostanzialmente l'unico argine vero sul campo, nonostante gli sforzi finti di Turchia, nonostante le vicende politiche terribili, terrificanti, disgustose che avvenivano in quella terra e che riguardavano noi, in quanto europei, molto preoccupati per gli attentati, no? Di questo gruppo fondamentalista islamico che sostanzialmente ha preso il posto di Al-Qaeda per quelli della mia generazione, di quella un po' prima, come fonte di tutti i mali. Poi riguardava gli americani, riguardava i russi, riguardava gli iracheni, riguardava i turchi tanto, e riguardava tutta l'area del Medio Oriente e anche un po' più in là. Cobane Calling è un'opera importantissima, bellissima. Io sono convinto che sia a mani basse il più bel fumetto di Zero Calcare. Perché nella sua grandezza di linguaggio, come autore, Zero Calcare ha una grande debolezza dal mio punto di vista, cioè funziona molto bene quando le storie gli arrivano addosso, e in questo caso gli è arrivata addosso la storia più importante della sua vita, ovviamente, cioè la storia del Rojava, la storia della città di Kobane, la storia dei guerriglieri curdi della Siria che hanno dato vita a una società sperimentale, guerriera, femminista, ecologista, democratica, pluralista, multiculturale, multirazziale, multietnica, che è molto meglio di multirazziale, multireligiosa, multiconfessionale, sincretista, lasciatemi dire da insegnante di storia ogni tanto. No, non è sincretista, perché in realtà non c'è una vera e propria fusione di religioni, ma comunque un esperimento incredibile, impensabile, nel nostro immaginario di occidentali, per le condizioni in cui nasce, per l'idea che ci viene passata di che cosa sia l'Islam, un'idea super digerita e super semplificata. Impensabile per la situazione assolutamente materialmente impossibile in cui vivono e che Zero Calcare racconta benissimo
in Kobani Calling, in cui vivono i curdi. Puoi dire i curdi, cosa vuol dire dire i curdi? Vuol dire tante cose, vuol dire parlare di un popolo che esiste da secoli, da millenni, vuol dire parlare di un'etnia che aveva uno status speciale ai tempi dell'impero ottomano, vuol dire parlare di politica, vuol dire parlare di prima guerra mondiale, vuol dire parlare di troppe cose in questa video recensione. Chi è Zero Calcare lo sapete, questa è un'opera che racconta nella sua parte originale, cioè nella Kobane Calling versione 1.0, il viaggio di Zero Calcare assieme a un collettivo di attivisti per andare a verificare sostanzialmente cosa succedesse in Kurdistan, in quella zona del Kurdistan, nel Rojava, vicino alla città di Kobane. Racconta il suo incontro con questa situazione assolutamente allucinante, ma anche piena di speranza, piena di umanità, che tutti noi dovremmo sostenere. Racconta il suo incontro con i buoni più buoni, probabilmente, semplificando tantissimo, del Medio Oriente, quelli che che noi dovremmo sostenere economicamente, spiritualmente, moralmente, nella pratica, chissà, forse anche militarmente, non sono io la persona giusta per dirlo. E che invece abbiamo mollato. Abbiamo mollato da soli dopo che hanno vinto la guerra, dopo che hanno sconfitto Daesh, dopo che hanno sconfitto ISIS, dopo che hanno fatto il lavoro sporco per noi. Noi come Occidente li abbiamo mollati in mano al governo turco, che non starò io a commentare in questa video recensione. Abbiamo lasciato la loro battaglia di civiltà, che è la nostra a parole, è quella che c'è scritta sostanzialmente nella Costituzione italiana, che c'è spiegata, che ci è stata raccontata dai padri costituenti, è probabilmente quella che vorremmo creare noi. O che dovremmo creare noi. E ora, in questo clima in cui il Rojava, il suo esperimento, le sue grandezze, le sue difficoltà sono state abbandonate dal mondo occidentale, in questo clima in cui non se ne parla più, Zero Calcare racconta un altro pezzo della sua storia, un pezzo non tecnicamente ambientato in Rojava, non ambientato in Kurdistan, ma in Italia, tra Roma e Firenze. Tra il Lazio e la Toscana, perché Zero Calcare si è rivestito dei suoi panni di autore di graphic journalism, a lui non piacerebbe questa definizione, però di fatto per me quest'opera è grande graphic journalism, e ha intervistato, altra parola che a lui non piacerebbe tantissimo, ha chiacchierato con due persone, Ercipolla e questo ragazzo, che vi mostro, cioè un amico di infanzia di Lorenzo Orso. Scusate, ma io quando parlo, quando penso a questa persona nello specifico, mi emoziono parecchio. Lorenzo Orso Orsetti. Chi è Lorenzo Orso Orsetti? Un guerrigliero italiano che ha combattuto in Rojava e che alcuni di voi probabilmente sapranno. È morto l'anno scorso, poco più di un anno fa, nel 2019, durante un'azione militare. A Roma, appunto, Zero Calcare incontra Cipolla, cioè un compagno d'arme, d'armi, scusate, romano, di cui non, giustamente non fa il nome il libro, che ha combattuto insieme ad Orso, e poi un suo amico di infanzia. Due cittadini normali, due persone normali, come Lorenzo era una persona normale, che raccontano la storia di cosa, di come cresce, come vive, cosa fa. Cosa ha fatto prima? Qual è la formazione? Qual è la. Quali sono le emozioni? Qual è la forma mentis di uno, di un adulto, un giovane, che un bel giorno decide: io vado a combattere insieme ai curdi per un'idea di giustizia, un'idea di pace, un'idea di democrazia, un'idea di
benessere spirituale, mentale, materiale, mettetela come volete. Questa è la storia, questa è la vicenda. Il tutto raccontato con la forza enorme di Zero Calcare. Zero Calcare perché è importante per il nostro paese, per il mondo del fumetto, perché Zero Calcare è il nazional popolare vero, come lo intendeva Gramsci, quando vestiva i panni di critico letterario. È una persona, Zero Calcare, prima ancora che un artista, ma poi un artista in grado di semplificare le cose in senso buono, non come i ministeri della semplificazione, meglio come dovrebbero fare i ministri della semplificazione. Zero Calcare è in grado di, con il suo linguaggio generazionale, con la sua retorica giovanilista, se vuoi, con il suo atteggiamento terra terra, con il suo talento di artista, di prendere concetti estremamente complicati e trasformarli in qualcosa di quotidiano, perfettamente accessibile, assolutamente a disposizione di chiunque abbia la voglia di leggerci dentro qualcosa, di creare quel riverbero emotivo con la vita nostra di tutti i giorni, con le paranoie nostre di tutti i giorni, che sono ciò che ci rende umani, ciò che ci rende uguali, ciò che ci unisce, con i problemi veri o finti o presunti che ci attanagliano tutti quanti. Zero Calcare è in grado di creare un contatto tra l'autobus, tra le serie TV, tra la pigrizia di tutti i giorni, il nostro senso di giustizia cresciuto guardando Guerre Stellari e I Cavalieri dello Zodiaco e cortocircuitare appunto queste cose con un'esistenza che noi non possiamo nemmeno immaginare, trovando la normalità anche nella vita di chi è a combattere, curdo, arabo, inglese, italiano, come orso, in una situazione di guerra che somiglia a quelle che mi tocca, che ho il privilegio ogni tanto di insegnare a scuola. Quando in Italia si faceva il Risorgimento per venire a combattere con Garibaldi, ma anche prima, nel 48, per venire a combattere con l'esercito dei Savoia e con quelli che sembrava dovessero arrivare in Lombardia per venire a combattere a Milano, vicino a casa mia, nelle 5 giornate, spinti da un senso di libertà, da un'idea di libertà che percorreva l'Europa in quei tempi in cui tutti avevano in braccio un fucile, che forse erano peggio di adesso, ma che sicuramente davano agli uomini una forza di lottatori, di combattenti, che oggi abbiamo dimenticato, chi lo sa se è per fortuna o per sbaglio. Arrivavano da tutta Europa, arrivavano dall'Austria, arrivavano dall'est, dal nord, arrivavano dalla Spagna, arrivavano dalla Francia, a sostenere la lotta per la libertà degli italiani che volevano cacciare l'invasore e che volevano creare una terra in cui i poveri illusi, forse, ma forse non tanto, sarebbero stati finalmente liberi. E qual è la differenza tra quelle persone che sono vissute, morte, hanno combattuto per l'Italia senza essere italiani, per un'Italia che ancora non c'era nel 48, nel 61, nel 63? Qual è la differenza tra loro e Orso e il Cipolla? Nessuna, nessuna, possiamo raccontarla come vogliamo, ma non c'è nessuna differenza. Ecco, questa è la storia che racconta Zero Calcare. Io spero di avervi fatto capire qualcosa in questa recensione, che per me è super emotiva, perché sono pieno di sensi di colpa, e sono pieno di rimpianti sotto certi punti di vista, perché quando leggo Kobane Calling, questo è quello che mi succede, e quando leggo la storia di Lorenzo Orselli, questo è quello che mi succede. Mi sento terribilmente codardo, terribilmente ipocrita. Ed è questa la sfida, rappresentata da questa opera. Ancora di più adesso che in una storia divertente, emozionante,
incredibilmente coi piedi per terra, come forse solo Zero Calcare sa fare, sicuramente solo lui in questa maniera qui. Racconta di rimbalzo, di sponda, la storia di Lorenzo Orso Orselli. Come giustamente dice Zero Calcare, partigiano morto in Rojava, partigiano. Cobale Calling, Zero Calcare, anzi Cobane Calling oggi. Una versione arricchita e arricchita tanto di quello che secondo me è il più importante fumetto e il miglior fumetto, anche tecnicamente, anche dal punto di vista proprio narrativo, della carriera di Zero Calcare. Scusate la confusione di questa recensione che non sapevo da dove sarebbe partita e non ho ancora adesso la minima idea di dove possa arrivare. Bao Publishing, ovviamente. Buona lettura. See you. Bad taste.